Carissimi, oggi volevo farvi vedere una cosa molto interessante che secondo me andrebbe fatto all'università, forse la telecamera è un po' storta comunque. Allora, l'università sarebbe interessante fare delle cose pratiche, è inutile, ah, wow, pratiche, le persone imparano di più, imparano meglio. Magari ci sono delle università che lo fanno, fate benissimo, mi fa piacere. Sento dall'esperienza di altri colleghi che queste cose non le fate, quindi di molti studenti che queste cose non le fate, quindi ci penso io. Ho comprato questo kit di prismi sciolti. Come funzionano? Vogliamo essere certi, si vuole essere sempre certi, di uno, aver comprato dei buoni prismi. E su questo non c'è mai dubbio, i prismi sono prismi, non è che... Però è importante sapere che i prismi hanno un loro posizionamento. Chi va a produrre dei prismi dice: senti, c'è questo prisma qua, faccio vedere, c'è questo prisma qua, e tu per farlo funzionare correttamente devi posizionarlo con la base lineare, quindi una situazione si chiama fronto parallelo, no? Quindi così. Ci sono altri invece che supportano, fabbricano i prismi in una posizione mediana. Quindi tu il prisma non lo devi mettere in fronto parallelo, devi metterlo per la linea mediana del prisma stesso. Il che, appunto, come dice un grandissimo collega che io consulto sempre, gli dico facciamo qualcosa insieme e lui mi dice no, mi si tria, non lo so perché, non so il motivo, ma il suo collega quando c'è qualcosa di teorico, lui ha sempre la risposta pronta. E perché ho preso questo discorso? Non lo so, non mi ricordo più. Il fatto è, come dice il mio collega, finché si tratta di 10-15 lettere prismatiche, l'errore, se lo metti in fronto parallelo, se lo metti in mediana, non è granché. Inizia a diventare un po' più consistente il problemino quando i prismi aumentano in dimensione. Ecco, oggi facciamo degli esperimenti belli insieme. Ho preso una scala millimetrata con appunto 5, 10, 15, 20, 25 centimetri. Ho settato la distanza tra questo foglio e il proiettore laser che c'ho qua, vabbè, funziona al contrario. E quindi andiamo a vedere come posizionarlo su prisma. Va posizionato in fronto parallelo o in linea mediana? Perché? Perché chi mi ha venduto il prisma non lo ha specificato questo modellino, e quindi io voglio capire come funziona, altrimenti vedremo insieme che si incorrono in degli errori importanti. Quindi cosa fare? Noi sappiamo, accordo teorico che va fatto, noi sappiamo che il prisma ha la capacità di deviare un raggio luminoso puntiforme, quale il laser, della quantità di centimetri scritta nel prisma stesso alla distanza di 1 metro, che significa a 25 lettere prismatiche a 1 metro spostano il punto di 25 centimetri. 8 lettere prismatiche 8 centimetri, 25 lettere prismatiche 25 centimetri. Va bene. Quindi adesso andremo a vedere insieme, cercherò di metterlo in prospettiva all'inizio. Allora, quindi io taro su 0, giusto? E adesso vado a mettere il prisma in una posizione fronto parallela. Al contrario, scusate. In una posizione fronto parallela. Siamo qua. Opla. Questo è quando metti in una posizione fronto parallela. Siamo a 27 cm, 28 cm. Quindi 28 e 3 prismatiche. Facciamo una controprova. Ecco, sbagliato. Ecco qua. Oh, oh. Addirittura a 30, è a 28 siamo. Boom. Ok, quindi abbiamo capito che non si mette in fronto parallelo. Che significa fronto parallelo? Così.
c'è il prisma, lo metto in parallelo, faccio forse così, c'è il prisma, questo è parallelo, paf, così non va messo. Adesso valutiamo se invece si mette così, con la linea mediana. Quindi vado a mettere linea mediana, vado a tarare la distanza 1 metro a 0 centimetri, vediamo che succede. Eccolo, 25 centimetri, non lo sto facendo io, guardate, oh, scusate, qua è difficile un po'. Esatto, c'è un marginissimo di errore piccolissimo, a 0,5, ma nemmeno quello, è che sono io che mi muovo. Mettiamo questo, non ho messo giusto. Ecco, così dovrebbe andare. Guardiamo. Ecco qua. Quindi abbiamo capito che questi prismi si mettono, si posizionano davanti al paziente non così, ma si posizionano così, altrimenti 25 3 prismatiche, siamo già 28, quadrano i conti o no?